Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Le anticipazioni del serale di Amici rivelano un colpo di scena inatteso, una ballerina è stata vittima di un incidente. Si ferma tutto. Come di consueto la registrazione della nuova puntata di Amici è stata realizzata nei giorni scorsi, e a parte il nome dell'eliminato sono stati rivelati in rete alcuni dettagli di ciò che è successo. Gli allievi rimasti in gara sono sempre più determinati ad arrivare in finale e mostrare il loro talento ogni volta che si esibiscono. Per loro è una grande opportunità e tra emozioni, qualche piccolo incidente e lacrime non mancano di appassionare il pubblico in studio e quello a casa. Hanno già lasciato il serale di Amici ben 4 allievi che, grazie alla scuola, hanno conquistato una certa popolarità soprattutto sui social. Gli spoiler prevedono la presenza in puntata di ospiti speciali che danno maggiore contenuto al format. Dopo Ermal Meta, di casa ad Amici, questa settima si esibirà Tananai con il suo nuovo singolo Veleno e per il momento divertente tornerà in studio Barbara Foria, artista apprezzata da Maria De Filippi, considerata una delle comiche italiane più amate. Nella prima sfida si sono scontrati la squadra di Anna Pettinelli e Todaro vs Cuccarini ed Emanuelo. Il primo guanto di sfida tra Mida e Martina viene annullato, perché i giurati ritengono il confronto non adeguato, i due giovani allievi hanno cantato La donna cannone. La speaker radiofonica si è scatenata contro Malgioglio e Iuffre è costretto ad intervenire per placare la situazione. La seconda sfida è tra Sara vs Lil Jolie su Quando finisce un amore. Sara ha dei problemi di audio e deve fermarsi e riprendere per ben 3 volte, vince Lil Jolie. Il nuovo confronto tra Mida e Martina viene vinto da quest'ultima. Al ballottaggio finale finisce Lucia, della squadra di Lorella e Emanuelo. Amici, incidente per un'allieva, dolore al piede mentre balla. La seconda manca è tra Pettimondo e gli Zerbicele, le due squadre si sfidano con determinazione e alla fine al ballottaggio finiscono Lil Jolie e Gaia. Quest'ultima ha ballato con una scheggia sotto il piede, nonostante il dolore ha continuato ad esibirsi dimostrando di essere una professionista. Alla fine dell'esibizione la scheggia è stata rimossa. Tra guanti di sfida sotto esame e una terza manca decisamente impegnativa, a rischio eliminazione finiscono Sofia e Lucia. Una delle due ballerine dovrà abbandonare la scuola, ma per conoscere chi dovrà lasciare la scuola occorre attendere la messa in onda. Il nome dell'eliminato, come da copione, verrà rivelato da Maria De Filippi solo dopo che i ragazzi saranno tornati in cassetta.